Amici dello sport, soprattutto della box, torniamo a parlare dello sport regina, appunto la box. Siamo qui con un grande amico di Fanny Moon, che è Giorgio Natalizzi. Giorgio, bentornato. Ciao, grazie. E qui c'è il coach. Buongiorno, perché oggi è buongiorno, possiamo dirlo. Possiamo dire che è un buongiorno, dopo il match sì, è andata allora, bene. Tu sei? Francesco Pisacane, il suo trainer. Allora, ragazzi, oggi per la prima volta ci troviamo a parlare del post-incontro. Ovvero, di solito noi abbiamo questa bonusanza di fare l'intervista prima dell'incontro e ha portato bene. Adesso bisogna capire che cosa è successo. La prima voglio lo scrutinio da parte del tecnico, che ci racconta brevemente che cosa è accaduto. Allora, abbiamo deciso di combattere in maniera, diciamo, diversa da quello che è solitamente fare da Giorgio, essendo un picchiatore lui, diciamo, per caratteristiche. Avendo un avversario in questo caso molto forte sotto il punto di vista dei pugni, ho cercato un po' di snaturarlo e quindi, diciamo, di fargli capire che la distanza sarebbe stato il miglior modo per vincere il combattimento. Sicuramente non è stato un match sotto un punto di vista esaltante, perché ci aspettavamo che l'avversario facesse di più per imporre il nostro ritmo, però diciamo che tutto sommato è andata bene, malgrado un po' un verdetto, diciamo, un po' contestabile. Due giudici hanno dato pari e uno ha dato una vittoria, quindi diciamo un pochino è da capire il perché, il motivo è stato poi alla fine dato un pari. I numeri, diciamo, dimostrerebbero il contrario. Quindi questa, diciamo, è stata la scelta, tutto sommato, di farlo combattere in questa maniera totalmente diversa dal suo modo di fare. Quindi... Allora, sentiamo Giorgio come si è trovato davanti a questo stravolgimento sul piano tecnico. Ma per me ho boxato in maniera che mi ha detto Francesco, dalla A alla Z. Ho fatto quello che mi ha detto lui e non è facile cambiare la box dal giorno alla notte. Indietreggiando, muovendomi, difendendoti, perché comunque sia è un atleta che fa molto male, perché ho quasi piegato le gambe una volta, non mi vergogno a dirlo, è vero, pesava di più, ho regalato 3 kg netti e sono salito di peso per fare con questo avversario, se non si veniva da fare il match. E niente, un verdetto, sono rimasto male, un pari, tutti sono rimasti male dal commissario di riunione, che non stava dando il verdetto, e alle persone che sono state a vedere il match. Come sempre voglio ricordarvi che Giorgio, quando si tratta di Giorgio Natalizzi, fa l'evento nell'evento, perché è vero che c'è l'incontro di Giorgio, ma prima c'è una struttura che si muove, una struttura importante, che è quella dello sport. Quindi ci sono degli incontri di varie categorie, ci sono le donne, ci sono i contatti, come si dice, soft, legge, sì, tecnico, bene? I softbox, sì, esatto. Esatto. Quindi c'è l'evento nell'evento, e qua si parla di eventi, ci sono anche per fortuna gli sponsor che danno veramente la possibilità a noi, ma soprattutto a voi sportivi, di praticare quello che amate, soprattutto cercandolo di farlo in maniera professionale. Quindi voglio dire grazie da parte di tutti quanti agli sponsor, che sono tanti, ma soprattutto bisogna parlare adesso di box. È vero che c'è stato un pari, un verdetto un po' così, un po' distorto, però questo deve essere anche un rilancio per non far sì che il prossimo incontro sia sul verdetto ma sul KO tecnico. Beh, esatto, adesso dobbiamo scoprire innanzitutto chi sarà il prossimo avversario, visto che comunque c'è questa chance per il titolo italiano, quindi valutare se farlo combattere ovviamente a un peso super velto o velto, questa è una scelta che dobbiamo fare con Giorgio, e a seconda ovviamente dell'avversario che avremo davanti dovremo impostare una tipologia di lavoro tecnico, se è un picchiatore, se è un, diciamo, un ballerino in questo senso, dovremo adattarci, questa sarà la nostra capacità per cercare ovviamente di vincere questo titolo italiano, quindi questa è la nostra speranza. We'll be right back.
noi siamo con voi, pronti a seguirvi qualora facciate un nuovo evento, ma soprattutto vado più sulla parte umana di Giorgio, perché comunque Giorgio è una bellissima persona che ha il boxer nell'anima. Dico brevemente un curriculum, ma tanto che l'abbiamo già detto, tu vieni dalla kickboxing, hai fatto un sacco di arti marziali e da qualche anno, full contact, qualche anno ti sei, diciamo, stabilizzato sulla box. Quanti anni sono? Ma da professionista ho iniziato nel 2007. Ecco, insomma, sono 11 anni, 10 anni, pari. Bene. Giorgio, prossimo incontro? Ma sto valutando gennaio un match e per febbraio eventuale titolo. Però dico, prossimo incontro, lo stato d'animo quale deve essere? Adesso sinceramente sto molto giù, è rimasto male perché non me l'aspettavo né io né altre persone. Però io credo di non aver sbagliato, perché ho fatto quello che mi è stato detto, con un atleta difficile che comunque rovina i match a tutti, perché viene sempre sotto, si copre, non era un atleta facile e tra l'altro fa male. E purtroppo è andata così, il verdetto è questo, con amarezza sto provando a digerire questa cosa. Però questa cosa che è amara te la devi portare sul prossimo ring, e scaricarla, come si dice, tutta questa amarezza, e poi diventa rabbia e box. Va bene ragazzi, io in chiusura voglio dirvi una cosa importante, che Giorgio si allena, è vero che fa il boxer, ma fa anche della vita, del fitness, la sua professione, quindi qualora vogliate contattare Giorgio Natalizzi per mille e mille news, come si fa? Basta andare su Facebook, che è quel sito che tutti conosciamo, e cercare Mister Giorgio Natalizzi, quindi se ci sono persone che amano, ecco adesso che arriverà la bella stagione, insomma il personal trainer e quant'altro, possono contattarti, andiamo giusto? Andiamo in definizione, sì, che dopo le feste natalizie chi ha definizione si fa veramente definito. Va bene, caro, vuoi dire qualcosa in chiusura? Sì, diciamo... Tireremo sul morale di Giorgio adesso, l'obiettivo è quello, quindi ovviamente smaltita, diciamo, questa settimana tornerà più carico di prima, sicuramente. Bene, Giorgio Natalizzi, state con noi perché la box solo qui la vedete al 100% reale, sia nel bene che nel male, ma si è fatto pure la rima. Ci vediamo alla prossima, capisci? Gabbisci. L'altra volta non l'hai detto, non ti ha portato, bene, alla prossima.